Sono passati esattamente 25 anni da quando il fenomeno Harry Potter ha travolto il mondo. 25 lunghi anni durante i quali film, rappresentazioni teatrali e persino parchi a tema hanno costruito il cosiddetto Wizarding World, l'immenso universo magico che è fiorito attorno alla vicenda del maghetto più famoso del pianeta. Eppure durante tutto questo tempo nessun videogioco era riuscito a rispondere al più grande desiderio degli appassionati, quello di assaporare una vita parallela dall'altro lato dello schermo, una vita nella quale poter finalmente frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. E nemmeno Troy Johnson, designer del combattimento e degli incantesimi di Hogwarts Legacy, sa spiegarsi il perché di questa assenza. Il fatto è che era talmente evidente che tutti gli appassionati desiderassero qualcosa del genere e che qualsiasi fan del mondo non aspettava nient'altro che poter andare ad Hogwarts in prima persona e vivere quell'esperienza, che diventa davvero difficile trovare una ragione precisa. E così, qualche anno fa, Hogwarts Legacy è emerso come un fulmine a ciel sereno, il sogno proibito di qualsiasi Potterhead. Un videogioco open world votato alla messa in scena di tutti gli elementi più suggestivi della serie. Un sogno diventato possibile anche grazie all'esordio delle nuove tecnologie e delle console moderne che hanno permesso di concepire un open world tanto ambizioso. Una struttura, quella open world, che è ormai un'arma a doppio taglio. È difficile creare un nuovo gioco che non lo sia, ma è anche estremamente difficile realizzarne di validi. E secondo Johnson, gli elementi per avere successo sono due: le opportunità offerte e la libertà. Non tutti vogliono giocare nello stesso modo, o meglio, tutti vogliono vivere un'esperienza di gioco che sia personale e che gli consenta di dire: ecco, questo è il modo in cui l'ho fatto io. Ciò che per me è stato speciale e la mia esperienza è stata diversa dalla tua. Avalanche vuole quindi offrire questo genere di opportunità differenti, e il team è convinto che questo elemento sia molto ben riuscito in Hogwarts Legacy. L'obiettivo è che il giocatore possa essere esattamente se stesso, dal modo in cui sceglie di creare l'avatar fino agli incantesimi che decide di utilizzare, dai personaggi con cui interagisce fino al modo in cui sceglie di comportarsi durante i dialoghi. Queste scelte non verranno inserite in uno stringente sistema morale, ma cambieranno il rapporto con il gameplay. La prima grande scelta è ovviamente la creazione del personaggio, che consente di decidere come ci si vuole presentare nell'aspetto, nel volto, nella voce. Ma la grande differenza la farà il modo in cui si gioca. Potremmo essere un mago gentile con tutti e aiutare sempre col sorriso i compagni di scuola, oppure rifiutarci di prendere parte ad alcune richieste e missioni. La scelta più importante sarà però legata alla pratica delle arti oscure. È infatti possibile decidere di non partecipare a questa storyline, che però apre alle maledizioni senza perdono e alla possibilità di utilizzarle in combattimento. Insomma, non c'è solamente l'opportunità di esprimere se stessi attraverso il modo in cui ci si comporta, ma anche in termini di approccio al gameplay. Anche la scelta della casa di Hogwarts avrà un effetto su determinate missioni e su alcune location, ma Johnson non si è sbilanciato sull'argomento. Il designer si è invece lasciato andare a qualche considerazione relativa ai possibili toni oscuri che potrebbero caratterizzare l'avventura, spiegando come l'intenzione del team sia quella di coprire tutte le sfumature possibili della fantasia dei fan riguardo al Wizarding World. Da una parte si arriva ad Hogwarts e si rimane meravigliati dalla sua maestosità, e tutti quanti sappiamo che la scuola di magia è sempre stata caratterizzata da tonalità giocose e allegre, ma in Hogwarts Legacy c'è anche un fitto mistero oscuro che fa parte dell'opera. La volontà era quella di permettere a tutti di esplorare tutte le opportunità e le emozioni offerte dal Wizarding World, ed è un titolo indirizzato verso un pubblico maturo, la posta in gioco è molto alta. A pochi giorni dal suo arrivo sul mercato si discute ancora molto sull'identità di Hogwarts Legacy. È un gioco di ruolo? Un action? Un open world da esplorare? Un titolo focalizzato sulla storia? Secondo Johnson, quello che avremo per le mani sarà un mix di tutto questo. Un'esperienza che il giocatore potrà plasmare a proprio piacimento. Ovviamente c'è una storia principale molto coinvolgente e per noi è importante che sia esplorata, ma al tempo stesso si tratta di un gioco di ruolo open world, pertanto è importantissimo che ci siano tante cose da fare anche dopo averlo completato, che ci siano delle ragioni per rimanere all'interno di quel mondo e per svelarne tutti i segreti. Ma contemporaneamente è anche un titolo molto orientato verso l'azione, e avendo disegnato in prima persona il sistema di combattimento, posso affermare che l'elemento action è molto presente. Un elemento, quello del combattimento, che anche nel corso della nostra prova è emerso in modo preponderante. Se volete saperne di più trovate il video dedicato in descrizione. E ricordatevi di iscrivervi al canale perché torneremo molto presto a parlare del gioco. Nei trailer che via via sono stati pubblicati nel corso dei mesi, le parti relative all'esplorazione e al combattimento hanno beneficiato di molto spazio. Ma non saranno le uniche attività che sarà possibile svolgere ad Hogwarts. Le cose da fare saranno tantissime, in uno scenario che trabocca di interazioni, situazioni sempre differenti ed elementi di gameplay tutti da scoprire e a cui prestare particolare attenzione.
Il nostro obiettivo era quello di rendere la scuola un elemento vivo all'interno del mondo di gioco. Solamente vagando nei corridoi ci si imbatte in tantissimi enigmi che richiedono lo sfruttamento dell'incantesimo giusto al momento giusto per essere risolti. Non voglio fare troppi spoiler, ma vi garantisco che c'è molto da scoprire. A livello puramente personale, invece, ritengo che l'elemento del volo sulla scopa e ciò che ne deriva si rivelerà una piacevole sorpresa per tantissime persone, perché ho notato che tende ad essere sottovalutato. Un'abbondanza di attività che appare come la diretta conseguenza delle dimensioni di Hogwarts. L'estensione dei suoi spazi è impressionante e il castello si può girare liberamente a piedi. La sua realizzazione è stata una sfida davvero ardua per gli sviluppatori, specie perché una rappresentazione coerente e interconnessa della scuola non si era mai vista prima d'ora. Nei film e nei libri non c'è mai stata, infatti, una ricostruzione che permettesse di immaginare di camminare idealmente dal punto A fino al punto B. In Avalanche Software avevamo un team dedicato, il cosiddetto Hogwarts Team, che nel tentativo di onorare al meglio la lore ha letto ogni dettaglio dell'argomento in modo da realizzare una mappatura che fosse la più precisa possibile, funzionale e perfettamente interconnessa. La squadra ha fatto un lavoro incredibile, anche perché l'obiettivo era che i giocatori vivessero un'esperienza ben precisa, esplorare Hogwarts liberamente, facendo tutto quello che vogliono e andando in cerca di tutti i segreti del castello. Una delle assenze più discusse nel pacchetto proposto da Avalanche è senza dubbio quella del Quidditch. Lo storico gioco praticato nell'immaginario creato da J.K. Rowling non sarà quindi della partita. E stando alle parole di Johnson, si è trattata di una scelta obbligata per poter offrire al pubblico un prodotto che fosse rifinito sotto tutti gli altri punti di vista. Il nostro obiettivo era fare in modo che Hogwarts Legacy avesse il livello di qualità più elevato possibile. Dal momento che si tratta di un videogioco AAA, che è un open world e al tempo stesso anche un RPG d'azione, è stato obbligatorio focalizzarci su questi elementi. Per certi versi ci siamo dovuti dedicare a talmente tanti elementi e sfaccettature, tra narrativa e gameplay, da rendere impossibile l'integrazione di qualcosa del genere. Uno dei fiori all'occhiello della produzione sono le magie utilizzate in fase di combattimento, tante e variegate, ma ad oggi si è visto molto meno in termini di incantesimi applicati all'interazione ambientale. Stando alle dichiarazioni di Johnson, non c'è però da aver paura. Il mondo di gioco sarà pieno zeppo di magia e soprattutto di opportunità per testare diversi incantesimi sugli oggetti dello scenario, utili a risolvere tantissimi puzzle. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, l'ispirazione è arrivata da tutto il materiale relativo al Wizarding World che il team ha avuto a disposizione. L'intento era quello di catturare l'essenza dei duelli magici presenti nei film della saga per poi tradurla in esperienza di gioco, ma le fonti a cui gli sviluppatori hanno attinto non finiscono qui. Abbiamo guardato a diversi videogiochi d'azione per capire se la qualità della nostra offerta fosse allo stesso livello dei migliori della classe, ma c'è da dire che il sistema che abbiamo scelto di adottare è molto diverso. Si tratta di fendenti a lungo raggio, di duelli dalla distanza, in cui bisogna sì concentrarsi sull'avversario più diretto, tuttavia spesso ci si trova circondati dai nemici e il tutto deve risultare estremamente fluido. Un ulteriore elemento chiave risiede nel fatto che ogni giocatore deve essere libero di padroneggiare il proprio stile di combattimento, così da poter realizzare le proprie fantasie attraverso le azioni del suo alter ego. Il cambiamento delle stagioni è un altro fattore che giocherà un ruolo di primaria importanza nella narrativa. Lo scorrere del tempo funzionerà esattamente come visto nei libri, ma soprattutto nei film. Avanzando nella storia inizierà una nuova stagione in cui viene inaugurato un nuovo atto. In sostanza si tratta più che altro di storytelling tematico. Infine il designer ci tiene a tranquillizzare l'utenza Nintendo in merito alla versione di Hogwarts Legacy prevista su Switch. Nel corso degli ultimi mesi sono infatti emerse molte preoccupazioni relative all'edizione attesa sulla console ibrida della casa di Kyoto. L'avventura su Switch sarà fantastica. Stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per fare in modo che ogni versione sia eccezionale, che si presenti bene ottimizzata e soprattutto che sia fedele all'idea che avevamo del titolo. Chissà se sarà davvero così. Voi cosa ne pensate? Hogwarts Legacy riuscirà a rispettare tutte le aspettative? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!